Di che parliamo oggi? Ah, sì, vero. Dei giorni trascorsi in quarantena, vero? E certo. Siamo tutti a casa. Volutamente o non? Eppure questo virus sembra come venuto dal nulla. Ma la colpa? La colpa di chi è e perché è? Sembra molto strano tutto quello che sta accadendo. Certo, i morti ci sono, ma è un po' strano. Molto strano. Ieri ho saputo che anche qui, nel nostro territorio, c'è un'antenna 5G. A voi a che cosa serve questa antenna? Ah, vero. Hanno detto che è ottima per quanto riguarda l'internet. Navighi più veloce. Ma tu hai bisogno dell'internet? Ma forse sì, perché tu devi essere emancipato, un troglodita. In verità, perché in realtà a te questo 5G non serve, a te servono queste. Queste cose servono, perché il 5G a te da mangiare non te lo dà. E adesso piangi. Ma certo, stai piangendo. Ma che piangi a fare? Ti devi lamentare con te stesso. Fino ad ora che cosa hai fatto? Fino ad ora tu stesso hai finanziato lobby multinazionali. Inevitabilmente, cioè nel senso non hai mai pensato di raccoglierti il cibo, di fartelo, di raccogliere queste, l'aglio, che sono erbe curative. Non hai mai pensato questo. E adesso piangi, adesso vuoi i soldi, adesso dici che non ce la fai, adesso dici che stai al lastrico. Ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Ieri, quando ho saputo che anche qui sul territorio c'è un'antenna 5G, sono esplosa. Tu hai contribuito anche, hai contribuito con la tua X a votare chi per te, chi pensavi ti potesse rappresentare. Ma cosa? Ma come? Se non hai mai avuto voce in capitolo, di che parliamo? Dopo la X, che cosa succede? Tu te ne vai a casa e loro prendono il potere e non ti consultano se sei d'accordo o no sulle loro decisioni. Quindi, cosa succede? Che stai lì a lamentarti adesso, mentre invece tu hai bisogno di supporto, certo, perché non sai come fare, non sai che cosa fare. E tutto questo tempo tu li hai favoriti, gli hai dato da mangiare. E non prendiamoci in giro, perché così è. E loro sono diventati sempre più grandi. E adesso vogliono il potere assoluto su tutto e su tutti. Siamo in quarantena, certo. E come andrà a finire questa quarantena? Te lo sei chiesto? Ma a te sta bene il 5G? A te sta bene il computer? A te sta bene anche restare a casa, a te sta bene tutto. Quindi sta bene anche che un domani ti limiteranno questa libertà, perché è di questo che si parla. Così come hanno fatto adesso. Non sanno che tipo di virus è, non sanno nulla. Però tu devi rimanere a casa. È mutante. Certo che è mutante.
Ma come mai? Prendono soltanto una certa fascia di persone e il resto? Te lo sei chiesto? E come mai, soprattutto in determinate zone? Te lo sei chiesto? Ma non fa nulla. Tu pensi di tornare a lavorare? Ma certo, per continuare a contribuire loro, perché è quello che faranno. Ma ne sei sicuro davvero? Basta.